Sono Andrea Liberatore, tecnico di karate dell'Associazione Sportiva Quadrifoglio Team di Pescara. La mia avventura con la disabilità è partita diversi anni fa insegnando in un corso di formazione professionale. Parallelamente a questa attività stavo appunto iniziando ad insegnare karate e insieme al nostro team, diciamo, abbiamo pensato di proporre questa cosa alle persone disabili. Sono Chiara Meucci, ho 19 anni, sono aspirante allenatore Figilcam di judo e allenatrice di judo Psen. Sono anche operatrice sportiva ed è 4 anni che insegno a ragazzi disabili. I miei ragazzi sono quasi tutti prevalentemente autistici, tranne un ragazzo che è paraplegico. Con loro abbiamo avuto dei risultati ottimi e siamo usciti 4 volte fuori dalla nostra regione facendo delle competizioni. La cosa all'inizio è stata presa con un discreto entusiasmo, quindi il corso di karate è riuscito a partire con alcune adesioni e al tempo stesso però c'è stata comunque un po' di reticenza, perché il karate è un'attività chiaramente particolare riferendosi a persone con disabilità mentale. Però facendo capire che il karate poteva essere un grandissimo strumento per la valorizzazione delle capacità coordinative attraverso la sua predisposizione alla simmetricità, alle sue tecniche estremamente fisiologiche, e diciamo che pian piano il buon credito che c'era stato dato è diventata una bella fiducia da parte di molti genitori. Nel nostro corso non partecipano solo persone disabili, ma sono presenti anche le cosiddette persone normodotate. Lei è Elisa ed è una mia atleta, anche lei molto forte. A Ravenna si è classificata con il terzo posto e a Torino è arrivata quinta. Esattamente nel 2009 c'è stato un momento particolare per la mia vita, perché ho preso per la prima volta la cintura nera e sono entrata in nazionale. E avendo un fratello disabile ho detto: perché io devo vivere questa emozione e lui non gliela posso far vivere? E quindi ho deciso, siccome mia madre è presidentessa di un'associazione per ragazzi disabili, ad iniziare questa iniziativa, aprire un gruppo e provare a fare un po' di judo e a fargli avere un po' di risultati. Abbiamo iniziato con 4 ragazzi e dopo veramente nemmeno un mese ne sono 17. Siamo Cecilia e Maria Grazia, nella vita facciamo le psicologhe e da 2 anni ci alleniamo nel gruppo di karate integrato. All'inizio è stato divertente sotto certi aspetti, perché paradossalmente abbiamo fatto fatica a farci accettare, nel senso che questo era un gruppo già costituito e così ci rivolgevano poco la parola, si mettevano a parlare più tra di loro, quindi insomma ci escludevano un pochino. Per me è stata una bella proposta quella che mi ha fatto la mia amica Cecilia, e all'inizio avevo un po' di timore perché non faccio attività fisica di solito e quindi pensavo di non essere capace, di non riuscire. Piano piano ho notato che il mio essere goffa, la mia goffaggine non era motivo di,
di vergogna. E i ragazzi che lo sono per difficoltà legate a problemi motori, così non se ne fanno un problema. E i loro gesti, i loro movimenti erano precisi così come li facevano loro e andavano bene. E quindi anch'io mi sono un po' incoraggiata. Io mi chiamo Michela Mattoscio e praticamente sono la mamma di Chiara, intanto. La mamma di Amedeo, che è un ragazzo autistico di 29 anni. E sono presidente di questa associazione da 20 anni. 20 anni fa è nata perché allora si cominciava a parlare di autismo. E l'autismo è una patologia che fa paura. E quindi ci siamo trovati con non sapere dove mandare i ragazzi. Ecco, e quindi le famiglie ne pagavano le conseguenze, ovviamente, di questa storia. E lì è nata l'idea di creare un'associazione. L'esperienza del judo di Chiara è stata fantastica, noi non ci credevamo, io infatti non glielo volevo far fare, proprio detta così, perché non pensavo che i ragazzi autistici in particolare potessero comunque rispettare tante regole, ma lei è molto testarda e quindi comunque l'ha fatto. A oggi gli devo dire grazie, perché effettivamente i ragazzi sono sicuramente più disposti. Grazie a lei abbiamo fatto, molti di loro non erano mai andati fuori, per esempio, abbiamo fatto queste esperienze di autonomia, andare fuori, il pullman, l'albergo, cioè quello di doversi fare la doccia fuori casa, cioè tante, tante autonomie che per i ragazzi è stato sicuramente positivo, è un momento di crescita e anche quello di confrontarsi con gli altri. Adesso faremo parlare Alessia Petrini, che è una nostra atleta da circa 8 anni e quest'anno ha preso la cintura nera di karate. Io mi chiamo Alessia Petrini, ho 42 anni, ho vinto 5 coppe e 6 medaglie. Mi piace tantissimo stare con loro, con il mio insegnante Andrea. Mi piace tantissimo. E la sindrome d'autismo tende proprio a isolare il ragazzo. Ognuno di loro inizialmente voleva stare molto solo, il contatto fisico, non si sognava nemmeno di che un ragazzo potesse abbracciare o comunque sia stare in gruppo. E abbiamo notato che da quando i ragazzi fanno judo sono molto migliorati anche in questo. Cioè è proprio loro che vanno alla ricerca di un gruppo. Io sono Guerino De Luca. Faccio parte della squadra di Judo Nell'Orizzonte da circa 3 anni. Da quando pratico questo sport sono migliorato. Migliorie, io parlo dal punto di vista dei riflessi. Il problema di Guerino è sempre stato che è un po' lentino e quindi dovevamo vivacizzare un po' la sua persona. E andando a correre con un po' di maniere un po' cattive, come uso io, diciamo che Guerino si è molto velocizzato. Gli allenamenti sono sempre molto divertenti, ormai sono passati 2 anni dall'inizio, da quando dovevamo costituire questo gruppo. Siamo perfettamente integrate con i ragazzi e i nostri amici dell'allenamento. L'attività in palestra per i ragazzi è un modo per impegnare il tempo libero, e di tempo libero ne hanno parecchio alcuni, e quindi è l'unica occasione per socializzare, per fare amicizia. E sono nate anche delle storie d'amore tra alcuni di loro, dei forti legami di amicizia. Alcuni di loro vengono anche da soli, quindi prendono l'autobus, vengono in palestra. E si gestiscono anche lo spogliatoio. Ah, è vero, sì, perché alcuni anche l'autonomia. È anche un modo, ecco, per sperimentare l'autonomia. E l'armonia che c'è all'interno del gruppo è frutto dell'impegno e del lavoro di Andrea, il nostro istruttore, che riesce a far conciliare il rispetto per le regole, la serietà con il divertimento, con la leggerezza dell'attività fisica. Io sono Donatello Cortini, ho 36 anni, faccio 4 anni di judo, veniamo seguiti da Chiara Minucci e seguo la nazionale italiana di judo. Juniores.
perché adesso devo partire per fare le gare con la nazionale, il 24 di febbraio. Ah, io sono la mamma di Donatello, sono ultra felice di questa cosa che avviene in questa associazione. Comunque è da applaudire la volontà e l'amore di Chiara, che ha cominciato questo contatto con questi ragazzi, che lei è una ragazza sportiva, intelligente e sensibile all'handicap. Si è informata, ha studiato come trattare con mio figlio, perché Donatello è un ragazzo che non cammina da solo, e lei si è informata su internet, sul computer, è andata a studiarsi caso per caso, specialmente il caso di Donatello. E Donatello in questo campo ha trovato un giovamento enorme, e questo è un momento di incontro tra loro ragazzi, è bellissimo, è una riabilitazione oltre che uno sport. Per quanto riguarda Donatello è stato incredibile, cioè lui si è alzato in piedi, ha fatto 11 passi da solo e facendo fare esercizi veramente tutti i giorni, io venivo in associazione tutti i giorni, e Donatello ora sta in piedi con l'appoggio e poi fa 11 passi completamente da solo senza appoggio. Per quanto riguarda gli altri, loro essendo quasi tutti autistici, abbiamo notato questo miglioramento di relazione e il loro comportamento. Il ragazzo autistico è come se grazie a questo sport ha levato le mura che aveva attorno a esso. Quello che abbiamo intenzione di fare in futuro con la nostra associazione è quello di portare il messaggio che i nostri stessi ragazzi ci confidano talvolta in silenzio, perché per loro questo problema di disabilità, non disabilità, di efficienza, non efficienza, non esiste. E disintegrare tutto ciò che è costituito in maniera fin troppo radicale, che esclude alcune persone e ne ammette altre, facendo diventare una vita quasi come un esame. Siamo matti, non ci fa caso. Che bello così! Thank you.